Giancarlo Iarussi, sindaco di Rivisondoli, in esclusiva per News della Valle, Alto Sangro e Pianeta Napoli. Sindaco, sta per iniziare una grande stagione sportiva a Rivisondoli, Salernitana in ritiro, Napoli ospite all'Aquamontis, insomma, c'è tanto da lavorare. Sì, stiamo lavorando alla grande. Purtroppo i tempi sono molto stretti e a dispetto di quanto dichiarato dal presidente del Napoli in un'ultima conferenza stampa, abbiamo fatto i lavori dei miracoli per rendere il campo, il manto erboso, un tappeto verde splendido, tant'è vero che abbiamo avuto il sopralluogo dei dirigenti della Salernitana qualche giorno fa, i quali hanno detto che è stato fatto un lavoro strepitoso. Abbiamo sistemato anche gli spogliatoi, abbiamo rimesso a posto tutte le tribune, abbiamo fatto veramente dei lavori, abbiamo fatto dei salti mortali. Questo ritiro per Rivisondoli è importantissimo perché è un ritiro di un'altra squadra di Serie A. Purtroppo è stato ristretto il periodo che doveva essere fino al 5 agosto, però siccome coincide con il ritiro del Napoli che viene dal 29, si è dovuto accorciare il periodo al 27 luglio. Però verrà sostituito successivamente dalla primavera della Salernitana che sopperirà quel periodo. Sindaco, la domanda è: il Napoli a Castel di Sangro disputerà delle amichevoli con squadre anche di livello internazionale. Il manto qui del campo di Rivisondoli permetterà anche alla Salernitana di disputare delle amichevoli con squadre prestigiose? Ma si stanno organizzando per organizzare delle amichevoli e il manto è perfetto. Attualmente ci hanno dichiarato che è perfetto per organizzare questi eventi. Ah, si era caduti un po' nella problematica della presenza di ambo le squadre sul territorio. Le tifoserie di Salernitana e Napoli non sono molto amiche. È intervenuto il prefetto di Napoli. Insomma, si è risolto anche questo problema accorciando proprio il periodo del ritiro. Lei quale disposizione ha ricevuto? No, più che il prefetto di Napoli, il prefetto dell'Aquila, insieme al questore abbiamo fatto un tavolo di lavoro e ai dirigenti della Salernitana, insieme a me e al vice sindaco abbiamo appunto concordato che alla fine proprio per una questione di ordine pubblico non era il caso di sovravvaricare i due ritiri e quindi si è anticipata la partenza della Salernitana 48 ore prima dell'arrivo del Napoli. Come mai, secondo lei, il Napoli, con la possibilità che si alleni Alpatini, non va come il primo ritiro ospite della splendida struttura dello Sport Village, ma conferma l'Aquamondis qui a Rivisondoli? Ma da quello che mi risulta e quanto ha dichiarato il presidente del Napoli, gli piace molto stare qui a Rivisondoli perché a livello anche di ossigenazione, perché siamo a 1300 metri di altitudine e quindi sono scelte loro che fanno, non è imposte da nessuno. Quindi è stata una richiesta del Napoli stare all'Aquamondis. Sì, sicuramente sì. Però poi la logistica, la sicurezza, il trasporto delle navette, il blocco chiaramente del viale che conduce anche alle Terme, è a carico del comune di Rivisondoli o della gestione di Castel di Sangro? Una mia curiosità. No, è tutto a carico della prefettura Dell'Aquila. dell'Aquila che organizzerà l'ordine pubblico e per quanto riguarda il contratto è stato firmato col Comune Castel di Sangro, non con Rivisondoli. Con Rivisondoli non spenderà una lira per il ritiro del Napoli, né tantomeno per la Salernitana, che addirittura è una squadra che si finanzia da sola e pagherà le spese di logistica tutto sulle loro spalle, quindi sarà tutto a carico loro. Noi abbiamo provveduto a migliorare i due campi di calcio, perché abbiamo due campi di calcio, nell'altra parte c'è la pista d'atletica che è situata a 1200 metri dal livello del mare, che è la seconda in Italia dopo quella del Sestriere. L'idea di portare la Salernitana a Rivisondoli è stata un'idea sua o magari ha inciso anche avere un DS abruzzese di Guardia Galera come De Santis? No, ci sono stati dei colloqui già con il presidente della Salernitana l'anno scorso, che io ho avuto il piacere di conoscere perché è la casa qui vicino, e quindi sono stato ospite suo, abbiamo parlato e quindi da lì è nata questa iniziativa e poi con l'aiuto anche di amici e conoscenze siamo riusciti a portare la Salernitana qui.